Tutti avete sentito parlare di David Gush, testimone al congresso degli Stati Uniti di eventi straordinari, retroingegneria, cattura di alieni, corpi alieni custoditi dal governo, naturalmente abbattimento di UFO, studio di oggetti volanti non identificati, incredibili eventi, incredibili avvistamenti dichiarati davanti alla stampa, davanti al pubblico, davanti ai membri giurati del congresso. Era il 27 luglio del 2023 quando avveniva questo e un senatore, Eric Burlinson, davanti alle affermazioni di Gush e degli altri testimoni, Fravor e Grace, dichiarava che era importante approfondire l'argomento, ma David Gush ammetteva di non poter proseguire perché non aveva il nulla osta per poterlo fare. Questo nulla osta gli era stato rimosso, quindi il senatore Burlinson aveva chiesto che gli venisse restituito. Cos'è l'emendamento 27 firmato da Eric Burlinson? Cosa è successo dopo? Perché ci sono una serie di interviste in questi giorni proprio di Gush che stanno facendo scalpore in tutto il mondo, ma in Italia non vengono diffuse? E naturalmente cos'è uno SCIF segreto? E vedremo anche questo tra qualche istante di cui parla proprio questo senatore. Cosa è accaduto in questi giorni e cosa ha firmato il senatore che porterà a questo incontro segreto proprio oggi, giovedì 23 novembre 2023. Cosa emergerà da questo incontro segreto? Cosa ci faranno sapere? Cosa dirà Gush? Speriamo di scoprirlo presto. Intanto vi darò le prime risposte nel video. Rimanete quindi fino alla fine per il vostro interesse e per nutrire la vostra curiosità. Ciao a tutti. David Gush è un personaggio che è entrato ormai nella storia dei media, della stampa, della radio, ma soprattutto del mondo dell'informazione e dell'ufologia più in generale, e forse anche più in specifico. È un nome che in qualche modo tra appassionati, esperti, ricercatori, divulgatori in tutto il mondo è diventato un cavallo di battaglia. Una persona che ha militato nell'esercito in Iraq, che è un pluridecorato, che ha prestato servizio anche come agenzia dei servizi segreti militari e civili. Con il grado di maggiore congedato, gli è stato recentemente tolto il nulla osta proprio per aver divulgato determinate informazioni presso il Congresso degli Stati Uniti. Ma al congresso stesso, il 27 luglio 2023, quando egli insieme a Ryan Grace e a David Fravor ha parlato di determinate cose, incluso i corpi alieni, la retroingegneria, la caccia agli oggetti volanti non identificati e la stigma nei confronti dei testimoni che delle agenzie governative, dei servizi segreti, delle forze armate subiscono, ma anche dei piloti civili e in alcuni casi anche di altri personaggi che danno informazioni più eclatanti, più specifiche, più importanti, sono di fatto personaggi che devono ancora dire tanto. E un senatore, il senatore Eric Burlinson, che si era fatto alla riunione proprio del congresso del 27 luglio, voce proprio con Gush, di permettergli di fare una nuova riunione e di terminare, entrando più nello specifico, di dire quello che aveva già cominciato a dire finché non si è fermato, specificando che non aveva l'autorizzazione per dare determinate informazioni. Ricordiamo che Gush è tra l'altro portavoce di almeno 40 persone che fanno parte delle forze armate e dei servizi segreti che vogliono divulgare informazioni sul tema UFO, geoingegneria e alieni, ma che allo stato attuale non ci mettono ancora la faccia. Naturalmente, siamo davanti quindi a qualcosa di significativo, di importante, forse una svolta nel mondo dell'ufologia o forse no. Perché? Perché sostanzialmente il nulla osta è stato forse
sembrerebbe ottenuto dal senatore Eric Burlinson grazie alla firma dell'emendamento 27, in cui veniva richiesto al governo degli Stati Uniti di ridare il nulla osta per la segretezza e per la divulgazione di determinate informazioni allo stesso Bush, dandogli l'opportunità di parlare di certe cose in specifico a quella che viene definita una SCIF, ovvero una riunione segreta a porte chiuse, senza stampa, senza testimoni, da parte di membri del Congresso che ascolteranno e faranno le domande direttamente non soltanto a Grush, Fravor e naturalmente a Grace, ma anche ad altri personaggi del mondo spionistico, del mondo delle forze armate, di cui naturalmente il senatore annuncia ma non dice i nomi, mantenendo quella segretezza necessaria proprio per tenere distante la stampa e quant'altro, e quindi le attenzioni su questi testimoni. Qualche giorno fa Bush era apparso nuovamente in TV, ha fatto delle interviste, ha rilasciato anche dei video in cui lui racconta degli episodi, e naturalmente questi in Italia non sono assolutamente arrivati. Ma siamo davanti veramente ad una svolta incredibile, o siamo davanti di nuovo all'ennesima frustrante rivelazione, shock, che però non viene divulgata nella sua interezza, con i dettagli, con il materiale comprovante, eccetera? Infatti la SCIF, proprio perché a porte chiuse, segreta e solo degli addetti ai lavori, non ci consentirà quasi certamente di avere informazioni. Starà ai senatori del Congresso naturalmente estrapolare le informazioni che possono essere divulgate all'esterno. Quindi ne consegue che probabilmente ci saranno delle rivelazioni, ma che non verranno divulgate nella sua interezza, ma verrà stilato sicuramente un qualche riassunto dove tutto quello che viene ritenuto veramente importante per la segretezza, la sicurezza nazionale, ma soprattutto tutto quello che potrebbe essere troppo sconvolgente per la divulgazione di massa, verrà omesso. Ci sono però tutta una serie di commenti che stanno circolando sui social, in particolar modo sui profili Twitter, dove è possibile in qualche modo andare a vedere che ci sono delle teorie forse legate ad alcune dichiarazioni di David Grush proprio dei giorni scorsi, dove si parla di diretto coinvolgimento di alcune aziende statunitense proprio in quel processo di retroingegneria. E naturalmente tra queste vengono citate la Lockheed Martin, la Grumman, la McDonnell Douglas e tutte quelle compagnie che si occupano non esclusivamente, ma in particolar modo e comunque inizialmente solo di quello, oggi invece di tante altre cose, di aeronautica, quindi di produzione di aerei, di elicotteri, droni e tecnologie annesse e connesse. Cioè che queste, una in particolar modo, la Lockheed Martin, sarebbero coinvolte. Non dimentichiamo che all'interno della Lockheed Martin c'è una compagnia ancora più segreta, la Skunk Works, che ha prodotto i velivoli stealth e i velivoli più segreti sul territorio degli Stati Uniti, e non solo quelli, forse anche oggetti volanti non identificati per noi, naturalmente prototipi militari per loro. Uno di questi potrebbe essere il progetto Aurora, sicuramente il TR-3B, e naturalmente sono stati prodotti lì il B1, il B2 e ovviamente il cacciabombardiere F-117 e via discorrendo. Naturalmente anche il Blackbird e l'U-2, che decollavano tra l'altro proprio dall'area 51. Ma non voglio entrare in merito a questo, magari ne parleremo in un'altra occasione. Quello che mi interessa a dire, per arrivare anche ad una conclusione, è che siamo davanti a qualcosa che ci dice sostanzialmente quello che già circolava da anni, che noi ufologi dicevamo, ma soprattutto confermerebbe quello che un testimone importante
l'ex ingegnere capo proprio della Shank Works, disse sul letto di morte a dei testimoni mentre era ricoverato in ospedale. Cioè che progetti come l'F-117 Stealth, ovvero la tecnologia di invisibilità e radar, ed altri prodotti della Shank Works erano di origine extraterrestre e ottenuti proprio da un processo di retroingegneria. Avete sentito bene. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo di mettere un like, naturalmente se volete contribuire ad aiutare il video, ad aiutare il sottoscritto, potete anche mettere il super grazie, quel cuoricino che trovate accanto al like. Vi ricordo l'importanza di iscrivervi al canale e seguirlo assiduamente, attivate il campanello se volete ricevere le notifiche di ogni video, mandatemi le vostre segnalazioni a questa email gabrielelombo75@gmail.com per i vostri avvistamenti UFO, e naturalmente se avete fatto dei filmati straordinari di fenomeni straordinari anche paranormali. Vi ricordo che potete anche seguirmi al mio sito internet www.statodiemergenza.com, dove trovate approfondimenti, articoli e investigazioni, e naturalmente mi trovate praticamente su quasi tutti i social, incluso Twitter. Ciao a tutti, alla prossima, e naturalmente se volete continuare a vedere video UFO e misteri, rimanete sul canale.